Oggi vediamo dove e come collocare la nostra epoca e quello che sta accadendo oggi dal punto di vista della tradizione, in particolare dei Veda. Quindi vi spiegherò brevemente in che cosa consiste il ciclo delle quattro età. Poi cercheremo di trarre qualche conclusione sul ruolo che abbiamo noi oggi e su come possiamo affrontare questa crisi, questo momento di difficoltà. Allora, innanzitutto, i Veda, ma non solo, le antiche tradizioni ci collocano in un ciclo di età successive che sono progressivamente decadenti. Quindi c'era una volta un'età dell'oro e mano a mano si sono nel tempo sviluppate età di progressiva decadenza, quindi siamo lontanissimi dalla concezione moderna progressista, quindi che vede nella storia miglioramenti e progressi. Quindi, che cosa dicono i Veda? Il ciclo delle quattro età, che si chiama Manvantara, un ciclo completo, dura 64.800 anni. È diviso in quattro età successive nel tempo, che sono l'età dell'oro, dell'argento, del bronzo e del ferro. Noi ci collochiamo ovviamente nell'età del ferro. E queste età hanno tra loro un rapporto di 4, 3, 2, 1 periodi, cioè vedete che ho segnato l'età dell'oro. Dura 12 ere astrologiche, l'età dell'argento ne dura 9 e così via, il bronzo dura 6 ere e il ferro 3, quindi il loro rapporto è 4, 3, 2, 1. L'età dell'oro per cui è più lunga in questa prospettiva, però c'è da dire che per capire un po' che cos'era l'età dell'oro, che è quindi agli antipodi del nostro mondo, scusate che accendo la luce. Allora, dobbiamo capire qual era la condizione esistenziale in quell'epoca e poi vedremo per contro come siamo arrivati all'età nostra, l'età del ferro, chiamato anche Kali Yuga, che è un'epoca di degrado morale, è un'epoca di menzogna, è un'epoca dominata dal materialismo. Ecco, nell'età dell'oro esisteva una stabilità a tutti i livelli, quindi non solo a livello del tempo, a livello delle stagioni, a livello fisico, in realtà la fisicità quasi non esisteva, era una dimensione poco poco materiale, molto sottile, quella in cui vivevano le entità. L'età dell'oro è un'età soprattutto di stabilità metafisica e come ho scritto per ricordarvi i concetti principali, era un'età di luce, di vibrazioni, di energia. Il tempo non esisteva ancora, come dicono i Veda e come dice anche il mito nordico del mulino di Amleto. Quindi non esisteva il tempo e non c'era neanche divisione tra maschile e femminile come la intendiamo oggi. Esisteva l'androgino primordiale che racchiudeva in sé questi due principi. Poi, quando si originò il cosiddetto gorgo del tempo, quindi diciamo l'età dell'oro era una sorta di appunto paradiso terrestre, allora con l'originarsi del gorgo del tempo si divisero anche uomo e donna, maschio e femmina e iniziò la sessualità come la intendiamo ora. All'epoca c'era questo equilibrio, c'erano due poli magnetici, ma non c'erano entità maschili e femminili, c'erano appunto queste entità che vivevano in armonia tra di loro. E come ho scritto, non c'erano sentimenti, ma azioni rispondenti a necessità essenziali ed esistenziali. I sentimenti come li intendiamo oggi sono più che altro bisogni e compulsioni, quindi
Non pensiamo al sentimento come un qualcosa di puro. In quell'età c'era la purezza e l'armonia. Il sentimento, dei giorni nostri, in realtà, è una parola che viene usata a sproposito per indicare compulsioni, bisogni, un qualcosa che non ha a che fare con l'amore, non ha a che fare con l'armonia. Sentimenti, ma diciamo azioni rispondenti a necessità essenziali ed esistenziali. Per ora prendetela un po' così questa frase, perché per capirne il significato nel profondo bisogna fare un grandissimo lavoro su di sé, bisogna proprio metterci tanto impegno, tanto sforzo, e anche se non capiamo qualcosa subito razionalmente, lo sentiremo con la pratica del lavoro di risveglio, la pratica del lavoro di osservazione. Ma intanto vi posso dire che noi siamo nell'universo ed abbiamo una funzione, quindi dovremmo agire, se riusciamo a scoprire questa funzione, secondo delle necessità esistenziali. Invece noi non riconosciamo qual è la nostra funzione, qual è la nostra essenza, qual è la nostra anima, e non riusciamo ad esprimerla, quindi nei fatti ad esprimere quella che è la nostra funzione all'interno dell'universo, che è quasi appunto una sorta di necessità esistenziale se noi riuscissimo a vivere in armonia e in accordo con la nostra funzione. Ecco, quanto all'età del ferro, che diciamo è quella che è sotto gli occhi di tutti, dominata dalla volgarità, dall'ignoranza, dal materialismo e dalla menzogna. Quindi si parte dall'età dell'oro per arrivare progressivamente, età dopo età, ad una maggiore decadenza, e come avevano predetto i Veda, adesso siamo nel Kali Yuga, quindi siamo in un'età di degrado a tutti i livelli. Questo non ci deve scoraggiare, perché i Veda avevano detto che vale molto di più che un uomo resti in piedi un giorno nell'età oscura, piuttosto che un uomo che è rimasto 10.000 anni in piedi nell'età dell'oro. Come dire, nell'età dell'oro era facile rimanere in piedi, in quest'età è molto più difficile. Ma chi svolge un lavoro su di sé deve farsi, deve se vuole, ma è ovvio che uno che fa un lavoro su di sé lo vuole con ardore, quindi deve farsi custode di quel fuoco sacro che proviene dall'età dell'oro e che riusciremo a portare alla fine del ciclo con il nuovo ciclo, all'inizio del nuovo ciclo. Intanto noi in questa fine ciclo cerchiamo di rimanere in piedi e cerchiamo di essere dei guerrieri che hanno una consapevolezza, quindi non dobbiamo dire poverini noi, come siamo sfortunati, dobbiamo essere consapevoli che questa età si colloca all'interno di questo ciclo e non perdere nessuna speranza, perché chi veramente vuole mantenere e coltivare questo fuoco sacro lo può fare. Quindi cerchiamo di aumentare il nostro livello di coscienza, cerchiamo di capire giorno dopo giorno qual è la nostra funzione all'interno dell'universo e facciamoci portatori di questo fuoco sacro, teniamolo vivo in noi. Bene, per oggi è tutto. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale se vi piacciono i miei video e di cliccare sulla campanellina per attivare le notifiche dei nuovi video. Ciao a tutti!